Benvenuti nel nuovo video, siamo alle location del film La vita è bella di Benigni. E questa è la carta di libreria e nel film è gestita da Benigni, che mi pare si chiami Guido Orefice. Ah, è proprio qui, c'è scritto anche proprio Orefice. Favoloso. Ah, infatti guarda, c'è anche il foglio sopra e tutto quanto. C'è un po' di casino dentro, no? Allora, questo è il caffè dei Costanti. Sì, qui è dove esce Guido. Si mette d'accordo con Dora per prendere il gelato dopo 7 minuti. E qui invece a destra del caffè dei Costanti, che tra l'altro è dove più avanti nel film verrà appeso all'esterno il cartello con scritto divieto d'ingresso ai cani e agli ebrei, e qui invece a destra qui c'è la chiesa e anche qui si dovrebbe vedere una scena dove c'è Guido che esce fuori con Dora. Ecco il cartello, come dicevo prima. In molti posti dove sono andata a vedere altre location di film non c'erano targhe o comunque sia manifesti che facessero intendere che lì ci fosse effettivamente stato girato qualcosa. E quindi è molto bello, ecco, che anche perché è un modo anche per dar valore alla città. Poi vabbè, sarà che sono io stralesionata di film, però. Ecco la scuola dove insegna Dora, che nel film è la scuola elementare Francesco Petrarca. Ora poi tanto alleggo lo screenshot del film, ma mi pare che l'inquadratura fosse proprio su per giù questa. Sì! Wow! Gli interni invece sono fatti, la palestra della stessa scuola dove si svolgerà l'incontro, sto guardando sul sito del Davinotti, che ringrazio nuovamente, grazie Davinotti! Seduti bambini? Qui è la palestra, ma la palestra è, ho visto, è stata girata da un'altra parte, è a Ganza sta scena. Affinché dimostrarvi qua la... Se la Madonna me la buttasse anche a me, non si sa mai, eh? Proviamo! Maria! La chiave! È questa? Ah, sto cercando la casa dove abita Maria, il personaggio che lancia dalla finestra le chiavi al marito e che Benigni fa credere a Dora che sia tipo un segno divino. Penso che sia qui. Trovato! Eccoci!
Sì, si riconosce proprio. Allora, ci hanno fatto un disegno. Maria, la chiave! Ecco, e qui siamo in Piaggia San Martino, sempre ad Arezzo. E anche qui hanno messo il... Ecco! Ah, che bellezza! È più facile di quello che me ne pensi, basta avere la chiave giusta. Wow! Ho fatto un'inquadratura simile al video di Ovosodo. Sì, forse è lo stesso artista. Adesso andremo in Villa Mausini, che è stata utilizzata nel film per ben tre location diverse: la Casa di Donna, il Grand Hotel e anche la Villa di Orefici. E si trova a Montevarchi, non proprio Arezzo, è un pochino più in periferia. E tra poco ci si va. Ah sì, bellissima, dove c'è anche la scena del cavallo tinto di verde. Eccoci a Villa Masini. Ah, guarda, lì si vede. Sì, ora metto lo screenshot con la scena, me la ricordo. Poi è impallato. Ciao amico, ciao, ciao. Dice, che cazzo vuole questa? Proviamo a vedere se da qui invece io giro attorno. Ah no, mi sa che la villa è qui dietro. Sì, è lì dietro. Cioè, Via Dora. Ora non so se hanno chiamato la via così dopo il film in onore a lei, o seppure Benigni nel film si è ispirato a questa via per il nome. Non lo so, comunque ci ho fatto caso. Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!